Un po' di esempi di casi di come sono stati usati degli approcci partecipativi, un po' cosa sono e un po' di come sono stati usati in ambito culturale su diversi fronti per sviluppare un rapporto più intenso con il pubblico o per raggiungere pubblici altrimenti ignoti. E poi vediamo un pochino più nel dettaglio gli aspetti tecnici del questionario, così poi avrete gli strumenti questo pomeriggio per esercitarvici su. Una volta che in teoria noi abbiamo fatto la nostra attività di analisi, che si nutre di dati interni, dati di affluenza, quando arrivano, come sono, guest book, eccetera, dati secondari, quindi dati raccolti da altri istituti di ricerca che fanno ricerche in generale sulla partecipazione culturale, e di dati primari, cioè quello che abbiamo messo noi in campo per conoscere meglio il target su cui intendiamo lavorare, per sviluppare delle attività su quelle cose specifiche, cioè su quel target specifico, bisogna capire come contattarli. Allora, qui le forme si sprecano, nel senso che si deve sbagliare, che è veramente l'unico modo di imparare, e si fanno dei tentativi. L'unica cosa veramente importante è, qualunque cosa si faccia, valutarlo in modo il più possibile oggettivo e documentato. Il che, se sempre che esista una valutazione oggettiva, voglio dire, ovviamente non esiste, però senza fare filosofi, verificare cosa non ha funzionato per cambiare. Questo sempre. Nel senso che, per esempio, un esperimento bello come quello di un allestimento partecipativo, in cui chiede alle persone di partecipare, portare i loro oggetti, dire secondo loro come si rappresenta un fenomeno che li riguarda, e quindi facendolo a partire da quello che per loro ha un valore, che è una cosa che appunto un museo scientifico fa, ma molto più raramente musei di altro genere, e ancora più raramente un festival che magari ti propone una serie di spettacoli, una serie di attività e delle cose che sono pensate da un curatore, non concepite a partire dai bisogni di rappresentazione delle persone. In ogni caso, anche questo andrebbe poi valutato, nel senso che ci vorrebbe una valutazione di processo, ci vorrebbe una valutazione che ex post, che insieme alle persone capisce quanto si sentono rappresentate da quella cosa, e anche un po' di output per capire se effettivamente ci vengono più persone, piace di più delle altre sezioni, eccetera, eccetera. Quindi le cose che si possono fare, che ricadono in quelle tre famiglie che dicevamo di mediazione, involvement e outreach, bene o male, sono formare degli operatori mediatori che in qualche modo ra possono rappresentare anche gli ambasciatori. C'è una cultura degli ambassadors, anche questo in UK, che sono dei soggetti che all'interno della comunità diventano facilitatori, mediatori di un dato patrimonio, però non sono membri dello staff del soggetto culturale che fa questo lavoro, bensì persone della comunità, rappresentanti della comunità a vario titolo, che si occupano di sposare il dato fenomeno culturale che volete portare alle persone e lo diffondono, si fanno nodi di una rete, promotori in qualche modo. Le mostro gli allestimenti partecipativi, come quella che dicevamo ieri, dei pescatori, visite tematiche, laboratori, lo storytelling che funziona moltissimo. Tra l'altro, al Museo Scientifico di Roma, a marzo, al Museo Zoologico, ci sarà una settimana di corso sullo storytelling come metodo di coinvolgimento e valutazione, storytelling digitale. Quindi cosa si può fare con lo storytelling e col digitale per lavorare su questa roba qua. Tutta la parte, per esempio, di Brera, di cui vi raccontavo l'altro giorno, di Brera un'altra storia, l'abbiamo fatta così. Era tutta basata sullo storytelling, sul fatto di narrare, quindi di rendere accessibile attraverso la narrazione, aggiungendo valori emozionali e con una tecnica narrativa molto raffinata, il senso e l'interpretazione di quel luogo. È quello che si fa con le passeggiate di quartiere, con i trekking urbani, in cui c'è un attore che ti accompagna e ti racconta il luogo in un modo coinvolgente. Ad esempio, una cosa sciocca, Unipol, l'agenzia di assicurazioni, la società di assicurazioni più grande d'Italia, ha aperto un centro culturale, piccolo museo centro culturale, a Bologna, dove stanno loro nella loro nuova sede, in una periferia
agghiacciante, c'è cioè un posto proprio dove nessuno andrebbe volentieri, per avvicinare le persone a quel luogo e capirne il senso, il valore, tutti i valori associati, è un museo aziendale, quindi il suo scopo è anche, anche quello di comunicazione aziendale, oltre che di comunicazione di una certa serie di valori. Loro hanno organizzato con una società specializzata in trekking urbano di Bologna dei trekking tematici in quella spaventevole periferia in cui si trovano, una zona fieristica, non so, vi do quell'idea lì, no? Di camminare in mezzo a un plastico di un architetto sadico, tu hai impressione sei piccolo piccolo così, ci sono solo grossi palazzi. Beh, a questi trekking urbani una volta alla settimana partecipano dalle 2 alle 300 persone, che per un trekking urbano sono una roba spaventosamente numerosa, che camminano per quei quartieri, accompagnati da un'attrice che quindi è in grado di interpretare sulla base di narrazioni costruite con gli urbanisti, con chi conosce quella zona, con gli storici, eccetera, per raccontare cos'era quel luogo prima. E quindi vengono accompagnati in una passeggiata nella storia in mezzo a questi luoghi, ma anche veramente a luoghi insospettabili, perché noi qua abbiamo dei patrimoni meravigliosi e ci sembra impossibile non valorizzare quelli, ma questo per dire come con pochissimo fai una cosa. Cioè non è pochissimo perché è una roba piuttosto impegnativa, però riesci anche a valorizzare cose che oggettivamente non ricoprono interesse per nessuno, solo con lo scopo di coinvolgimento a questo punto della comunità e di riappropriazione proprio di una parte della città che non è di nessuno sostanzialmente, ma che ha una sua storia, perché lì prima di quel niente c'era qualcosa e quindi anche questo ovviamente. Col metodo dell'adozione, adotta un monumento, fu la prima cosa fatta in questo modo, però in qualche modo l'adozione di un oggetto è quello che responsabilizza gli individui, anche singoli target rispetto agli oggetti, e li fa diventare ambasciatori di quella cosa. Una delle cose che erano state fatte, un'attività educativa banale, è per esempio far girare le persone in un museo, fargli fotografare l'oggetto che vogliono. Fargli scegliere un oggetto, quello che gli piace di più per qualunque motivo, fotografarlo, poi scaricare tutte le foto e proiettarle e il curatore, cioè il massimo esperto di quella roba lì, che sono le sue collezioni, poniamo epigrafiche, cioè roba non banalissima da comunicare, chiede perché quella cosa è stata scelta e la racconta dal punto di vista scientifico. Però il pezzo è stato scelto dalla persona. È suo, l'ha scelto per un motivo, perché in qualche modo magari entrava in risonanza con cose sue, cioè una stele funeraria di una madre è una cosa che fa scoppiare le corde di qualunque madre. E allora raccontarla da quel punto di vista significa che io non ti sto spiegando tutto quello che io ti voglio spiegare, ti sto spiegando quello che è importante per te, perché l'hai scelto tu. Questa è un'attività estremamente banale, a costo zero, che si può fare dentro i musei e che è un livello base, diciamo, il minimo sindacale per un processo di adozione. Una cosa più importante è una classe che adotta un monumento, un ragazzo che adotta un oggetto e in qualche modo entra a far parte però il suo corredo interpretativo della mediazione. In un progetto interculturale che c'era stato per Map4ID anni fa, in questo caso a Modena, i ragazzi che erano stranieri di seconda generazione, quindi nati in Italia con buone competenze linguistiche in italiano, eccetera, eccetera, che provenienti da paesi diversi, che avevano scelto degli oggetti in museo archeologico e in qualche modo adottandoli, a parte che hanno portato tutti i parenti, gli amici, eccetera, eccetera, a visitarli perché è diventata una cosa loro, accedendo a reti a cui di solito proprio il museo non accedeva. Ma in più, diciamo, nell'apparato di mediazione, di comunicazione interna di quei beni, dentro il museo è diventato patrimonio per sempre la foto del ragazzo che l'ha scelta, i motivi per cui l'ha scelta legati alla sua storia di migrazione piuttosto che di esperienza di integrazione. Questo in un museo archeologico viene molto facile perché è la stratificazione vivente, no? Cioè tu è la condensazione in un oggetto, la manifestazione in un oggetto degli influssi misti, è la dimostrazione così fattiva e molecolare di come di fatto le culture non si scontrano mai, le culture si incontrano, si mischiano, si contaminano, le persone casomai si scontrano. Quindi portare a galla questa evidenza che è il portato di quella roba lì, che non ti sta a dire questa statuina viene da quell'area dove nel secondo secolo succedeva così, ma nel primo succedeva cos'ha, ma nel terzo succedeva cos'ho, perché questo è troppo complicato da comunicare,
chi vuole sa dove poterselo andare a cercare, però invece di mostrare quel livello lì, che è quello, che è uno dei portati più facili in termini comunicativi e più importanti che possono derivare da un oggetto di per sé muto per la maggior parte delle persone che non hanno competenze su questa roba. E quindi se voi andate al Museo Archeologico di Modena c'è la statuina, c'è la faccia della ragazza che l'ha scelta col suo bel velo, ci sono i suoi motivi per cui l'ha scelta e poi la parte integrata a quella del curatore che ti dice che cos'è, com'è, eccetera, eccetera. Senza contare che le stratificazioni orizzontali e verticali sono molto evidenti, cioè in certe culture ci sono forme anche artistiche che si sono ripetute, per cui ci sono molte cose che fanno parte del nostro patrimonio archeologico, che fanno parte del patrimonio, non dico contemporaneo, ma quasi per altre popolazioni. E quindi questa possibilità di incroci sull'asse verticale e orizzontale dello spazio e del tempo è estremamente ricca dal punto di vista degli spunti narrativi. Attività collaterali ludiche, il gaming sta andando moltissimo. C'è un caso molto carino di un museo adesso, mi sembra Edimburgo. Hanno commissionato questo gioco, che è un gioco di società a squadre dentro le sale del museo, in cui le persone si sfidano nel riconoscimento degli oggetti e fanno scorribande, ricostruiscono storie, eccetera, tutto a partire dal patrimonio delle collezioni. Hanno fatto un la rete dei musei archeologici delle province di Mantova, Bergamo, Cremona, insomma, una rete di musei archeologici del nord, dell'est Lombardia. Hanno fatto un gioco molto carino che si chiama Mettiti in gioco con l'archeologia, in cui invece di fare una roba tecnologica, eccetera, hanno fatto un gioco in scatola con la Vannucci che gli ha finanziato il gioco e che adesso lo vende. Ci si prendono pure i diritti perché è fatto veramente bene. E per promuovere il gioco all'inizio facevano queste cose nei cortili del museo archeologico in cui c'era praticamente il gioco alla tavola riprodotto in dimensioni giganti, perché tu avevi i dadoni, le cartone, le cose, i ragazzi che dovevano saltare, una specie di gioco dell'oca, però molto interessante anche questo poi a squadre con le figure dove ovviamente imparavi un sacco di cose, questo è un esempio molto low tech di come si può fare partecipazione con delle cose anche molto banali. Il gioco è una di quelle cose che gli archeologi e gli scienziati usano volentieri e come al solito gli umanisti, gli altri no, questo purtroppo è. Però nel caso per esempio del museo scozzese la cosa carina è che questa cosa qua non è rivolta ai bambini, è per gli adulti. Sono squadre di adulti che si sfidano e si divertono come pazzi, cioè bande di trentenni, quarantenni che giocano in museo, piuttosto che di 25enni, quella fascia mai vista nei musei, che si divertono perché anche un cotè tecnologico, hanno sviluppato un'app che in qualche modo rende anche la cosa più, però voglio dire a costi veramente contenuti. Però c'è un'esperta di game design, proprio su come si disegna un gioco per essere coinvolgente, funzionale, dove sono i punti, quali sono le caratteristiche che deve avere per essere così, e l'hanno adattato al contesto museale. Con la solita cosa di riuscire a far passare la gente dal virtuale al reale, perché poi il pubblico virtuale è una fettona importante che però non coincide necessariamente con il nostro pubblico reale, quindi in qualche modo per spingere le persone a fare quel passaggio, perché poi succede così, magari c'è uno che fa digital strategy bravissimo, piuttosto che un ragazzo molto motivato che si diverte a smanettare su queste cose e ti produce delle cose bellissime, però poi uno arriva in museo e trova lo stesso museo di sempre e quindi l'esperienza è difficile da mettere in connessione. Quindi rendere omogenee le due esperienze è un'operazione non banale, ma che va. L'utilizzo di oggetti sociali è quello che si fa molto in etnografia, cioè concentrare intorno ad un oggetto il confronto, cioè sviluppare intorno ad un oggetto, per esempio i Pigorini, tutti i progetti interculturali sono molto fondati su questa roba qua, però il Pigorini aveva fatto una mostra sulle comunità che abitavano a Roma, comunità di stranieri che abitavano a Roma, quindi persone non nate lì e provenienti da altre culture, che si sono autorappresentate attraverso degli oggetti per loro significativi, anche collegandosi, quindi portando degli oggetti da casa, collegandoli poi invece a robe che stavano in collezione. E quindi oggetti che provenivano spesso dalle stesse culture che magari di 3 secoli prima, che però comunque venivano dagli stessi posti da cui vengono le persone che adesso lì ci vivono, anche per reinterpretare completamente il concetto di museo etnografico e dargli un senso attualizzato, diciamo, in qualche modo. E poi vabbè, la questione dei comitati rappresentanti, un po' tipo Zuidplan, cioè in qualche modo assimilare all'interno della propria organizzazione qualcuno che porti il punto di vista
degli altri, in modo stabile, non episodico, eccetera, magari consultivo, perché cioè, dal punto di vista scientifico sei tu che però si sono organizzati in qualche modo i pescatori. No, infatti nel caso in cui musei come il vostro siano al centro di tematiche che sono di fatto di attualità per le persone, usarli come luoghi di discussione, di confronto, in qualche modo di mediazione e negoziazione rispetto alle idee contrapposte che ci sono tipicamente sull'ambiente, perché questo avviene sulle Alpi, avviene la stessa cosa, cioè ci sono gli ambientalisti che sono vissuti come i soliti rompiscatole che vanno lì e ci impediscono di tirar giù gli alberi, pascolare, fare quello che dobbiamo fare, e quindi che la tutela del territorio passi poi anche per forme di produzione e sfruttamento che invece derivano da condizioni ambientali che non sono più quelle di oggi e che in qualche modo cambiano. Però questa è una posizione interessante perché ti mette al centro della possibilità di un dibattito rispetto a quale tu sei un interlocutore. Quindi diversamente da un museo di solito archeologico piuttosto che storico-artistico, dove cioè tu chi sei, se sei qua a fare quella roba lì, ma non sei un soggetto attivo oggi nelle scelte di vita che riguardano le persone. E quindi lì è più complicato entrare come soggetti a pieno titolo. Allora, rispetto alle tipologie di attività che abbiamo visto, si possono fare tantissime cose. Quelle un po' più spinte e che aderiscono un pochino di più alla logica partecipativa che è sottesa anche al cambiamento di relazioni che c'è oggi, molto grazie al Web 2.0, che oramai è una definizione vecchia, che però ha veramente cambiato il modo di vedere le cose, perché comunque si riferisce così, alla possibilità, alla necessità in qualche modo delle persone di esprimere il proprio punto di vista, quindi di non essere più passivi. Il fatto che anche questi strumenti nei contesti difficili, che sono appunto stati sviluppati originariamente una trentina o quarantina di anni fa, non abbiano tanto funzionato, ne parlavamo ieri con qualcuno di voi, è dovuto al fatto che probabilmente la società in quel momento non era pronta. E il motivo per cui invece le stiamo riprendendo adesso è perché in questo momento la società per altre strade è arrivata in qualche modo a questo tipo di evoluzione, nei rapporti tra le persone, nei rapporti di produzione di senso, di valore, di scambio, quindi tutto quello che è lo sharing, tutto quello che è la condivisione, tutto quello che è la partecipazione oggi ha una connotazione, un significato completamente diverso da quello che aveva 40 anni fa, dove era questione di militanza, la partecipazione che potevi attivare alla fine era in qualche modo relativa o ristretta e quindi anche la tua capacità di rappresentare davvero gli interessi delle comunità nelle quali ti muovevi erano scarse e anche quando ci riuscivi erano estremamente costose, perché tu dovevi mandare una banda di progettisti e facilitatori sul territorio, farsi un mazzo così per mesi e mesi, guadagnare la fiducia delle persone, costruire delle relazioni, attivare partecipazione, arrivare a delle indicazioni che poi servivano per progettare insieme delle soluzioni che sarebbero avvenute magari 2 anni dopo, quando si costruiva un quartiere con dei servizi. Quindi un lavoro veramente lontano dalle possibilità della stragrande maggioranza dei territori, perché ci voleva visione strategica, ci voleva investimento, ci volevano competenze, è un lavoro enorme. Oggi questa roba torna alla ribalta e ci viene molto utile anche con gli strumenti che possono essere attualizzati, sviluppati allora, in qualche modo. Di fatto, per esempio, quelle che si possono usare, vediamo se funziona ancora questo link. No, capisci internet tu? C'è? Perché questo è un sito molto carino, come anche poi Involve, eccetera, in cui ci sono elencate tutte le tecniche partecipative, con una serie di casi di studio di dove sono state applicate. Non sono cose strettamente legate alla cultura, ma sempre legate al territorio, in qualche modo, quindi alle scelte di territorio, cioè legate a dei contesti. Vediamo. E questa cosa è carina perché può essere fonte di molta ispirazione, nel senso che uno li guarda, vede come sono, dice, ah, ma io ho fatto questo senza saperlo.
Alza le braccia, ok. Vabbè, il link c'è comunque. E quindi ci si può rifare a questa serie anche di tecniche elaborate, studiate per lo più da sociologi, urbanisti, psicologi, eccetera, nel corso del tempo, che possono essere di ispirazione magari per risolvere singoli problemi che si hanno sul territorio. Visto che voi comunque lavorate molto nell'animazione territoriale anche, cioè siete al centro di qualche cosa che va al di là di voi come singolo soggetto imprenditoriale piuttosto che culturale, e che possono anche essere degli strumenti utili per le risoluzioni dei conflitti. Per esempio, nel caso della riserva, probabilmente approcci di questo genere avrebbero aiutato quello che poi comunque è avvenuto, però magari è avvenuto nel giro di 10 anni, quando i pescatori sono accorti che effettivamente non ci perdevano, eccetera, eccetera. Te credo. No, no, ma infatti me l'immagino, però voglio dire, è già. Il problema vero non è che è un lavoro facile, è che devi sviluppare l'attitudine a farlo. Cioè, se capisci che ti interessa, allora vabbè, cioè metà della strada è fatta, poi il resto è tutto errori, sbagli. Ci metti una vita, sono cambiamenti importanti. Cioè, se quello che tu vuoi è in qualche modo incidere sulla società, prenditi tempo, perché comunque vada, sarà lunga. Però se neanche parti da lì, non arrivi da nessuna parte. E anche il tipo di coinvolgimento che potrai attivare intorno alla tua attività non andrà mai oltre il marketing. Anche il marketing più evoluto, più chic, più moderno, più contemporaneo che ti puoi immaginare, non andrai mai oltre quella roba lì. Che per qualcuno può essere un obiettivo, però per qualcun altro la vita non finisce lì. Perché comunque se quello ti serve per essere bravo a comunicare, farlo in modo centrato sul visitatore, individuare le caratteristiche esperienziali che si possono infilare bene in un pacchetto turistico, in un tipo di offerta, integrarti con gli altri, tutto quello che vuoi, queste sono tutte cose assolutamente necessarie, ma sono cose che si fanno con un buon marketing. Con quello che oggi più si tende a concepire nell'evoluzione del concetto di societing. Così come tutto quello che è la user experience design, cioè i designer, così come gli architetti, cioè sono architetti designer, sto offendendo qualcuno? Sì, eh? Ah no, ok. Orca, è pieno così di gente, tutti al martedì mattina a guardare me che dico cose. Concepiscono il mondo attraverso la loro lente, così come l'architetto ti vede che il mondo è tutto intorno a un progetto, e il progetto è il paradigma, il meta sguardo sull'universo, e tutto il mondo da Dio in giù si articola attorno a quel concetto lì, e lo usa come chiave di lettura per tutto, così il designer, per cui il design è la suprema scienza umana del progetto centrato sull'individuo. Più o meno è la stessa cosa. Si articolano una serie di passaggi, sono attività, te li danno per punti, te li segui, fatto, finito. Come tutto, sono punti di vista che vanno assunti, conosciuti, perché da molti si può prendere, però io sono sempre un po'. Ma questa è una questione di cultura personale, non sono né un architetto né un designer, quindi non vengo dal Politecnico, la mia cultura di progetto è legata più al buon senso della nonna che così ha un'impostazione, cioè non gli do quel valore metafisico che gli danno oggettivamente quelli che operano con questo taglio. Sono tutti strumenti, uno trova il suo, vede se gli sta bene, lo usa, lo butta, lo cambia, lo adotta, hanno in comune quello che di sensato c'è nel marketing moderno, nel design partecipativo, in tutte le attività di questo, nella cultura di progetto in generale, che sono metodi con cui affrontare, che sviluppano strumenti specifici con cui affrontare i problemi. Poi uno li prende e sartorialmente se li fa su di sé. Però senza quell'assunzione così fideistica che pretende di interpretare l'universo in quel modo lì. Questo un po' come è il taglio che gli do io, dopodiché, appunto, qua questa non è una scienza e quindi non vi sto dando dei passaggi prestabiliti. Poi vi faccio vedere come fanno, per esempio, come viene insegnata anche l'audience development, ho una presentazione di una ricercatrice inglese consulente per farvi vedere com'è, no? Che uno se lo può anche aspettare che le cose arrivino così. Uno, due, tre, quattro, cinque passaggi, fai questo, questo, quello, quello e quell'altro, e per magia succede il risultato. Sono un po' critica, si capisce?
molto utili, molto interessanti, presi per quello che sono. Strumenti sviluppati da qualcuno che ha la sua cultura, il suo punto di vista e il suo mezzo. Ora, se noi vogliamo, con i nostri strumenti che abbiamo adottato per risolvere i conflitti, per generare delle discussioni intorno a dei temi caldi, per attirare le persone, per coinvolgere intere fette del nostro pubblico potenziale che noi vorremmo attirare e non c'è, per qualunque motivo sia, se adottiamo un approccio partecipativo, il che vale per chi fa produzione culturale, non per chi vende servizi, quindi in questo caso chi ha un'attività di puro servizio turistico o diciamo servizio evoluto, ma legato al fatto che tu metti in contatto un'offerta con una domanda, ma non cambi l'offerta, cambi il modo di guardarla, cambi il modo di aggregarla, ma non cambi l'offerta. Questa roba qua parla di cambiare l'offerta in funzione delle persone, quale che sia l'offerta, facendola anche magari così uscire un po' dalla logica dell'offerta in sé. Significa quella roba lì. La produzione di contenuti e significati non è che non sia vostra, c'è, però in qualche modo ci metti in bocca qualcun altro. Accetti che il pescatore ti dica che quella roba lì vale di più. È più importante per raccontare il mondo della pesca mettere una cosa che tu, nelle tue tassonomie personali di formazione scientifica, non avresti mai usato. Non succede niente. Sei impallato. Lo so, siamo in streaming, però sei impallato. Qua dietro c'è un designer che si è offeso a morte perché... ci ho provato. Ah, vabbè. Ok, è andato avanti. È troppa tecnologia. È andato avanti, teniamolo così e speriamo che... Anche no. Ah, dice che si sta collegando? Vediamo. Sì. Va, un'ora fa forse, ma adesso va, facciamo così. Prossima volta che si impalla, cambiamo. Diamogli fiducia. Esatto, gli diamo fiducia. No, e questo rispetto a quello che dicevo prima, i designer e tutto il resto. Questo è un punto di vista mio e nonché così, un approccio alla complessità che ho io personale e che ritrovo in alcune persone che lavorano con me, ma che appunto non vale per tutto. E tende cioè alla diffidenza disciplinare in generale. Cioè, chiunque arrivi convinto di aver trovato la chiave di lettura dell'universo e del suo funzionamento, mi fa un po' sospetto. Questo perché? Perché tutti i saperi sono organizzati per discipline, ma il mondo è organizzato per problemi e tu li devi sapere vedere questi problemi e devi sapere usare quello che ti serve quando ti serve. Questo è fondamentale. Cioè il primo muro da abbattere è quello disciplinare. E questo non vale solo per le discipline di contenuto. Quindi sono storia dell'arte, sono archeologo, sono così, ma vale anche per quelle discipline che presumono di dover aiutare quelli che hanno dei contenuti a comunicarli in modo adeguato, a farli circolare, a venderli, a integrarli, a quello che vuoi. Allo stesso identico modo, perché il marketing può essere un'altra religione, perché il design può essere un'altra religione, perché per lo stessa cosa. Però appunto, non vorrei neanche passarvela come una grande verità, è quello che è il mio punto di vista, che tende un po' a problematizzare, dopodiché se... Non predico bene, razzolo male, potrei anche cambiarlo, sto punto di vista, all'occorrenza, quindi speriamo. L'ultima cosa, prima di vedere un po' di casi, le premesse per l'approccio partecipativo. Le implicazioni sono quelle che abbiamo visto. Perdi il controllo assoluto, non sei più solo tu, negozi, spendi un sacco di tempo a metterti d'accordo con le persone, che costa molta fatica. Chiunque di voi lavora in mezzo delle comunità, in qualche modo sa che non è una cosa facile cambiare le modalità di relazione delle persone con il patrimonio, con il territorio, cioè,
non stiamo andando a incidere su una roba piccola piccola, ma sulla grande questione. L'altra cosa è che bisogna esplicitare i propri obiettivi rispetto a quello che si fa, perché anche un progetto partecipativo può avere tutti i suoi limiti e essere graduato a seconda dell'intensità con cui pensi che possa valer la pena coinvolgere le persone, che non è detto che debba essere sempre la stessa, anzi. Per cui che cosa vuoi tu? Quali sono i tuoi obiettivi per la tua organizzazione? Vuoi cambiarla, vuoi riposizionarla, vuoi farla diventare importante, rilevante per la comunità? Vuoi cambiare il modo di vedere delle persone? Vuoi, cioè, cosa vuoi? Che riguarda sia i nostri obiettivi interni, sia i nostri obiettivi relativi ai destinatari, cioè vuoi cambiare la mentalità, l'approccio delle persone all'ambiente, vuoi cambiare l'approccio delle persone all'archeologia, vuoi creare integrazione tra le persone, un obiettivo completamente altro rispetto a quelli, cioè a me piacerebbe lavorare su un progetto che lavori in un progetto interculturale, lavori sull'integrazione. Quindi creo spazi di incontro terzi, luoghi di contatto attraverso la mia offerta specifica tra gli individui, che è una roba altra. L'esplicitazione non va. Cioè, prendiamo il computer di riserva. L'esplicitazione degli obiettivi serve molto perché le intenzioni buone sono, cioè, pieno e lastricato l'inferno di sta roba qua. E, però, come dicevamo ieri, essere commisurati rispetto alle proprie capacità è un criterio principale. Stai qua. Però con mia... Ti Io manco a casa a terra. muove, tu rimani qua, Devo esatto. essere ripreso per tanto Sì, che a saperlo. Sta andando, lentino, ma va. diciamo, cambiamo, forse pure diamo adesso al top. Eh sì, sempre che io riesca ad uscire con un altro sto coso. E te, ti ho detto, rimozione sicura dell'hardware, sì. Che peccato, speravo già di... Porca miseria, veramente. Sta roba di essere in streaming mette in estremo disagio. Ok. Ah sì, grazie. No, vabbè, ma... Ah, vabbè, sì. 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 Cioè, non è spento. Beh, innanzitutto magari chiudendo sta roba. Anche no. Vabbè, si spegnerà da solo. Mi sembra un ottimo sistema scientifico. Credo che sia raccomandato proprio da tutti i produttori. Solo così funziona, Ma perché troppa tecnologia fa male. Bene. Guarda te. Vabbè, ciao. Sì. E se mi alzo mi dimentico, ho fatto Tom. Ah. Ma no, fine. Ah, non posso fare, Forse è vabbè, devo andare collegato, avanti. puoi provare a vedere se c'è la rete, perché è collegato però da ieri, quindi non so. Ok. Ok. Tocca fare sta roba qua.
Quanta roba vi ho detto, ma che fatica. Chissà se la userete. Anche così un decimo. Piacerebbe sapere, fatemelo sapere poi. Così, giusto per darmi un filino di motivazione. Allora, vi faccio vedere una serie di attività partecipative, che può essere così un po' di stimolo anche per capire a quali livelli possono essere fatte. Questa è Nina Simon, che è una ricercatrice e attualmente direttrice di un museo, che è la paladina della partecipazione nei musei, nel senso che ha sempre fatto, attraverso questo suo blog molto attivo, ha sempre fatto moltissima comunicazione in questo senso e moltissima formazione in questo senso, porta molti esempi e da quando, da un paio d'anni dirige questo museo, racconta le sue esperienze lì dentro, quindi anche le sue valutazioni, cosa hanno fatto, cosa non ha funzionato, quali difficoltà ha incontrato, eccetera. Ultimamente, secondo me, si è fatta molto americana, nel senso, lo è sempre stata, però anche portando un livello di dibattito, che da noi è un po' sproporzionato. Sulle dinamiche interne all'organizzazione, cioè parla di staff che non hanno a che vedere con i nostri, parla di realtà un po' meno pertinenti. Però è molto inspiring perché lei comunque racconta sempre di cose molto divertenti, appunto nella logica di avere più fonti possibili per poter prendere di qua e di là su cose, il modo in cui sono fatte le cose. Tra l'altro non parla solo di musei, ma anche di aree naturali, ha pubblicato una cosa carina sui motivi per cui non le piaceva Yellowstone, le piaceva un altro parco naturale, cioè i diversi approcci all'utente che c'erano anche in questi ambiti. Quindi è una fonte carina, iscriversi alla newsletter, vabbè, è una cosa che può sempre servire e prendersi, anche perché lei è piuttosto regolare. Adesso ha avuto un figlio, quindi sta facendo guest post, però sempre svizzera nell'applicazione, nella frequenza, e quindi in qualche modo si trova sempre. C'è un altro sito carino che si chiama The Inclusium, che è invece proprio sul museo e l'innovazione sociale. Quindi il museo come agente sociale, di cambiamento sociale, che ospita dei posti invece specifici su quell'aspetto. Ed è quello che ha pubblicato il lavoro sugli adolescenti adesso di questo dottorato americano, che appunto racconta un po' delle sue esperienze di musei che hanno utilizzato alcune strategie per coinvolgere gli adolescenti, in particolare riguardo l'identità razziale e in generale le questioni di identità. Questa è un'attività didattica che lei ha fatto un paio d'anni fa, giusto prima di diventare direttrice del suo museo, a dei ragazzi che facevano un master all'Università di Washington e gli ha fatto tutto il suo corso di museo partecipativo e poi gli ha detto: ok, avete 100 dollari, li ha divisi per gruppi, dovete fare un'attività partecipativa sulla Galleria di Arte Contemporanea, che è una galleria universitaria che c'è lì, che faceva mostre. Quindi loro hanno documentato tutto in una wiki, quindi ti leggi tutto cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, con un budget risibile, per inventarsi attività partecipative fattibili dentro i musei. Questo è il risultato. Hanno fatto uno dei progetti, si chiamava appunto Lavato i miei panni sporchi in pubblico, o Sposto i miei panni sporchi in pubblico, in cui c'era un facilitatore fuori che, legato al tema della mostra, che era legato ai segreti, eccetera. Quindi loro chiedevano alle persone fuori, su dei post-it a forma di biancheria intima, di scrivere un loro segreto, di metterli tutti lì. Poi li facevano appendere dentro la galleria, li invitavano ad entrare ad appenderli in qualche modo, e poi le persone si scambiavano i segreti, li associavano alle opere, in base al tipo di segreto, alla famiglia di segreto, come loro la classificavano legata a quelle opere. Un'altra attività di questi altri, molto carina, è questo Alphabet Soup. Javier è quest'opera qua, e loro hanno fatto hanno preso questi due, non so come si chiamano, e ci hanno messo dei pannelli, li hanno verniciati di roba magnetica, hanno preso le letterine dei bambini e hanno cominciato scrivendo una frase o una parola detta da Javier. E tutti gli altri che arrivavano e si sedevano lì, cioè i visitatori che arrivavano erano invitati a scrivere
scrivere qualcosa in risposta o in relazione a quella frase e poi a farsi fotografare. Quindi stufa di essere senza lavoro, per esempio. Poi il successivo, to be jobless, veniva spostato su Javier, e quello successivo costruiva un'altra frase. Quindi in questo modo costruivi una catena di frasi, di senso, in cui le persone avevano giocato insieme con un'opera, poi venivi fotografato e andavi su una galleria su Flickr. La terza attività che si sono inventati questi studenti in 3 giorni. Oltre alla dimensione partecipativa, che poteva anche, voglio dire, avvicinare comunque le persone faceva giocare e basta, infatti adesso poi lo vediamo lì. Li faceva giocare e basta, cioè in qualche modo li avvicinava all'idea che quello fosse un luogo, cioè questo anche non era un museo, fosse un luogo dove anche stare, giocare, esprimersi. Cioè significava abilitare le persone a dei comportamenti attivi e ludici in uno spazio che loro di solito non associavano a questa roba. No. Non so niente di Caveri. E, no, no, ma infatti poi i limiti di questa cosa li vediamo, cioè sono tutte robe destinate a chi già è in museo, cioè non ci porta gente nuova, in qualche modo, e ad aumentare il livello di piacevolezza lì dentro, perché invece lo disdevelopment, anche con il tuo pubblico attuale, voglio dire, non solo quando ti vai a cercare quello nuovo, non è questa roba qua, è un lavoro lungo che non te lo fai in 3 giorni, non te lo fai con 100 euro. Però per dirvi, diciamo, lo spettro, no, possibile. Disperazione di cose a cui collegarsi. Quest'altra roba qua, così in un 2.0 pre-tecnologico, chiedeva alle persone di mettere in relazione le opere sulla base di un loro sentimento all'interno dell'esposizione. Quindi gli chiedeva di mettere questo bigliettino, ha visto questo tipo di connessione. Scrivevi il bigliettino e loro alla fine, e che venivano appesi va sulle varie opere, e loro alla fine facevano questa roba qua, che mostrava, visualizzava, esatto, le connessioni trovate dalle persone su. Che cosa fa questa roba? Arricchisce il portato di esperienza di altri che arrivano e leggono cosa un altro ha visto. E dal loro modo, dal modo in cui un altro visitatore ha letto la collezione, ha nuovi punti di vista, esprime nuovi punti di vista, acquisisce nuovi punti di vista con cui entra anche in dialogo. Una roba che attraverso la tecnologia puoi fare molto più facilmente, mostrando anche delle mappe concettuali, cioè arrivando a costruire delle cose che davvero arricchiscano il portato interpretativo di chi è lì, in cui ognuno sente che può dare il suo pezzo di contributo a quella roba. E dall'altra parte lascia qualcosa che, cioè l'interpretazione di quella roba non è più data soltanto dal curatore che ha scelto le opere e le ha disposte così, ma anche dalle persone che prima di te ci hanno visto qualche cosa. Tutte queste cose possono essere da concepite da strumento di grande livello di mediazione, a seconda di come lo fai, a giochino per divertirsi. Era un esercizio di studenti universitari, cioè questo era, non era. Quindi in comune le attività di questi ragazzi avevano questo. Una delle cose più divertenti che hanno dimostrato è che alle persone piace ridere, giocare e condividere. E che questo è un tratto comune all'essere umano e che se tu lo metti in condizioni di farlo anche in luoghi non convenzionali, di solito risponde bene. Vero è che questi sono americani, cioè se una ragazza col grembiulino fuori da un museo ti dice scrivi una roba, loro non vanno nel paio, mi vedo il milanese, no? Cambio, dice scusi ho fretta e scappa via subito. Cioè, forse già qua attività di questo genere potrebbero avere, dove le relazioni tra le persone sono ancora meno mediate dai rapporti deliranti che vigono nei grandi centri urbani, soprattutto del nord, dove la diffidenza è di casa. Magari possono essere canali interessanti per far giocare le persone. Questo invece è un caso che musei scientifici apprezzeranno. Cioè loro hanno come un livello ulteriore invece di partecipazione, sempre di quelli che ci sono dentro, però loro hanno fatto la cartellinatura delle collezioni partendo dalle domande dei visitatori. Cioè non ti dico che questo qua è l'oggetto che scientifico che è. Hanno detto,
in questo progetto che si chiama Case by Case, stiamo facendo le cartellinature. Ci puoi dire cosa vedi, cosa pensi, cosa vorresti sapere? E allora le persone hanno messo tanti post-it in cui dicevano quello che vedevano, hanno tolto i cartellini da degli oggetti che hanno messo lì senza mediazione alcuna e hanno chiesto alle persone di dire cosa vedevano, cosa pensavano, che domande si facevano su quegli oggetti. Poi le hanno categorizzate e questo è il risultato. Alla fine il nome scientifico ce l'hanno messo come ultima. Però il modo di dirlo è completamente ribaltato, è molto interessante perché è totalmente centrato sulle domande delle persone, di tante persone. Quindi con una buona percentuale di probabilità di arrivare a rispondere a quello che loro si chiedono. È corretto? È scientifico? È scientifico nella misura in cui è corretto, diciamo. Però in qualche modo parte dal contrario, da una domanda. Ci vuole un po' di coraggio, persino per un museo scientifico, a dire cambio la cartellinatura, figurarsi per gli altri. Quelli che hanno fatto invece il progetto di Capodimonte per me a Capodimonte a Napoli hanno fatto una roba molto più soft, però hanno provato anche lì in un museo statale a pensare l'articolazione, la mediazione delle collezioni di una galleria molto difficile da comunicare, che è una galleria ottocentesca, nuova, insomma, un po' complicata, che era una residenza, ma insomma, una cosa un po' complicata dal punto di vista comunicativo, e l'hanno fatto partendo dalle richieste dei visitatori. Cioè hanno sperimentato con una serie di visitatori che hanno fatto andare lì con un taccuino a prendersi appunti, per dire in ogni sala che domande si facevano, cosa volevano sapere, che cosa gli veniva in mente. Sulla base di quello hanno articolato le schede di sala, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere. No comment. Però, insomma, parliamo di un museo statale, è stato comunque un passo pazzesco. E il sovrintendente Vona ha fatto un discorso molto bello e molto interessante, molto raro da sentir fare a un sovrintendente, in cui ha raccontato delle loro stesse difficoltà approcciandosi a un progetto del genere e di quanto invece gli fosse stato utile per leggere le cose in modo diverso. Quindi, insomma, una cosa veramente preziosa, nonché rara in ambito statale. Molto rara. Questa è un'altra cosa che puoi fare, non ti porta gente nuova, ma ti porta ad un tipo di mediazione ben diversa, centrata sui bisogni delle persone, sui bisogni conoscitivi delle persone e anche raccontata così. La prima cosa che ti faccio è una domanda e così tu resti lì. Quizzone, interessante. E poi ti dico cos'è, prima cosa. Cioè, io dopo questa cosa, ogni volta che vedo, che penso agli esagoni, ho capito che è perché sono efficienti. Cioè, non so come dire, mi è rimasto veramente questo concetto? Dopo aver letto questa cosa, un concetto che, voglio dire, non è così banale. E quando mai ti resta dopo che hai guardato, cioè, diversamente non avrei mai saputa questa cosa, né avrebbe avuto rilevanza per me, perché non sarebbe stato un concetto che io ero in grado di spostare e applicare ad altre cose della natura, no? Proprio parlando terra terra. Ora, qui parliamo di cose fatte con la gente che lì ci va già. Il tuo centro culturale lo frequenta, nel tuo museo ci entra, il tuo festival ci viene, cioè parliamo di gente che tu non devi trascinare a riconoscere un valore, devi solo migliorarne l'esperienza il più possibile perché ci si riconosca, perché lo racconti al vicino di casa, al fratello, allo zio, eccetera. Parlare di cose di pubblici veramente diversi invece vuol dire parlare di cose completamente diverse, di pianificazione strategica, di impegno strutturato, eccetera, eccetera. Questo è un museo di New York che è fatto in una casa, in un palazzo che fu costruito alla fine dell'Ottocento per gli immigrati.
Cioè, a sua volta un immigrato tedesco, imprenditore, fa costruiamo un bel palazzo con le cellette dentro dove infilo tutti questi che sbarcano dalle navi. A prezzi contenuti, quindi costruito apposta perché questa cosa fosse per loro. Il tenement cosa ha fatto? Beh, insomma, questi hanno preso il palazzo, sono riusciti a recuperare alcuni appartamenti, a ricostruirne la storia, i contenuti, eccetera, attraverso gli eredi delle persone che ci avevano vissuto dentro, perché poi si sono avvicendate ovviamente diverse famiglie nei 100 anni di vita di questo palazzo, in cui la sua funzione è sempre stata, diciamo, la sua con la composizione sociale dei suoi abitanti è sempre stata la stessa: gente che arrivava, si piazzava, doveva cercare un lavoro, doveva imparare la lingua, aveva gli stessi problemi, veniva da posti diversi. E loro cosa hanno fatto per in qualche modo essere anche di servizio alle comunità? Perché stanno in un quartiere che è ancora ad altissima immigrazione, però l'immigrazione è completamente cambiata. Cioè adesso non sono più italiani, tedeschi, russi, ma sono appunto per lo più portoricani, cioè provenienze comunque molto diverse. Orientali, medio orientali, insomma provenienze diverse e problemi simili. Però questa è gente molto difficile da coinvolgere nelle attività. E allora quello che hanno fatto è stato, ok, noi non vogliamo fargli vedere il museo com'è. Cosa interessa a queste persone? Gli interessa imparare l'inglese. Perché arrivano qua e l'unica cosa che gli serve per partire veramente è avere un livello sufficiente di inglese. Allora, perché prima avevano provato a coinvolgerli porta a porta, andavano a bussare, venga a vedere così. Ovviamente tutti gli sbattevano la porta in faccia, quelli gentili gli offrivano il caffè ma nel museo non ci andavano proprio. Allora hanno pensato, per farlo, di partire dai bisogni di queste persone, e cioè imparare l'inglese. Allora hanno detto, perché non facciamo dentro il nostro museo dei corsi di inglese, strutturati sulla base della certificazione come English Second Language, che sono proprio le loro scuole che danno certificazione, che insegnano l'inglese per i non madrelingua. Ovviamente all'inizio hanno fatto fatica, hanno cercato le scuole che facevano questa cosa, hanno strutturato con loro dei percorsi per cui fanno questi incontri in cui queste donnone qua vanno negli appartamenti in degli orari che hanno rivisto sulla base del fatto che hanno fatto interviste, focus, hanno capito che non andava bene l'orario, non andava bene il programma, non andava bene le cose. Quindi hanno fatto la parte scientifica didattica proprio, cioè quali termini usare, quali strutture linguistiche usare per un apprendimento che fosse incrementale dal punto di vista proprio della didattica della lingua. E su questo hanno usato chi aveva competenze in English Second Language, cioè insegnanti di inglese. Poi hanno parlato con le persone per capire a che ora lo facciamo, come ci vediamo, in quanti gruppi, di cosa parliamo. Per cui loro fanno degli incontri chiacchiera in cui parlano dei problemi che le riguardano, che sono gli stessi problemi che 100 anni prima avevano le famiglie che abitavano lì, e attraverso questi incontri chiacchierata imparano l'inglese. Nel senso che la parte linguistica è seguita in modo da essere appunto da garantire apprendimento incrementale. Questa roba qua ovviamente ha cambiato moltissimo, perché ha creato un legame molto forte con gli abitanti del quartiere, in qualche modo, ha creato un ponte tra il prima e il dopo importante, e l'ha fatto a partire dal fatto che questi avevano dei bisogni, che non erano di identificarsi con i problemi degli altri migranti, perché loro erano proiettati sul futuro. Il presupposto del museo era hanno gli stessi problemi, che sono isolati, hanno fatto anche dei giochi, c'è un gioco online molto carino in cui tu ti fai il passaporto, parti e devi decidere che cosa mettere in valigia, puoi metterci solo 3 cose, allora c'hai la Bibbia, le scarpe, un gioco, un cibo, un candelabro, cioè tutte le cose che potevi volerti portare dietro, che puoi volerti portare dietro nel momento in cui passi da un mondo all'altro. In realtà questi problemi alle persone di lì non interessavano, cioè gli interessavano ma non come oggetto, non erano abbastanza per essere motivanti, perché avevano altri problemi, i loro problemi veri erano imparare l'inglese, trovare un lavoro, eccetera, e cambiare vita. Quindi anche essere... Sì, perché hanno creato delle comunità che sono nel board poi, cioè questi qua sono poi nel management, ci sono i board delle comunità del quartiere che poi entrano nelle scelte, fanno una serie di progetti ad hoc con degli artisti ogni 6 mesi in cui cambiano opera, fanno un'opera collettiva nata da... Quindi sì, loro li hanno assunti all'interno. Perché in fondo questo museo parla di loro e quindi in qualche modo che esprima il punto di vista e i bisogni delle comunità che oggi sono migranti, parlando di migrazioni
Però visto che cioè, qui in Puglia c'è un museo della migrazione, io insisto, cioè giuro, adesso bisogna capire dov'è, ma cioè. Questo è per dire come hanno fatto. Vedi l'advisory con i rappresentanti della comunità. 6 anni ci sono voluti. No, beh, nel frattempo questo ti racconta quanto è lungo un progetto di audience development. Cioè i tempi sono questi ed è impensabile farli più, averli più corti. Cioè il marketing ti lavora su dei risultati immediati, l'audience development che usa in parte il marketing è un'altra roba che dura molto di più e che per cui si fa molta più fatica, i cui risultati però sono anche più duraturi, nel senso che cioè, una volta che hai costruito un rapporto, però cioè, non vi disperate se non vi viene dopo un anno, capito? Perché cominci con 10 persone che poi diventano 20, che poi diventano 50, che poi diventano 100, che sono già un bel numero di sostenitori. Su una popolazione di 1500 persone, vuol dire che uno su 10 in paese ti vuole bene come a sua mamma. Cioè, questo è il lavoro. Questa era una delle opere che avevano fatto, in cui facevano, era una digitale, tu ti facevi la tua bandiera, inventavi la bandiera del tuo paese personale e alla fine l'opera collettiva erano tutte le bandiere di tutti create attraverso delle simbologie, le simbologie dei colori, delle forme, cioè come di fatto le bandiere dei paesi sono fatte. E poi ti inventavi anche il nome del paese. No, vedi, questo ha messo insieme Djibouti, Tagikistan e Samoa. Questo è un altro esempio di audience development invece in outreach, cioè questa sono una compagnia di danza, vanno fuori, fanno i loro flash mob in mezzo alla strada, ballano, il flash mob di queste ragazze era senza musica, tu andavi e ti mettevi a ballare in diversi angoli di Londra e loro facevano questa performance pazzesca senza musica, se volevi sentire la musica dovevi andare sul sito. E allora poi dopo hanno avuto fraccate di contatti di gente che andava a sentire qual era la colonna sonora di questa cosa e vedevano la performance insieme alla musica. Quindi loro andavano fuori, davano un assaggio, incentivavano le persone a tornare lì e hanno avuto dei bei feedback su questa roba. In questo caso qua ovviamente le barriere che hanno abbattuto non sono quelle tanto quelle sociali ma quelle economiche, fisiche e psicologiche. Cioè di fatto non costava niente, non c'era bisogno di accedere e non c'era bisogno di scegliere perché ti veniva proposta senza che tu lo volessi la performance. Questi sono gli suite plan di cui vi parlavo ieri. Quello che hanno ottenuto è stato in 5 anni di arrivare ad avere un bilancio inattivo, che appunto, come dicevamo ieri, non è una cosa scontata neanche per un teatro olandese. Dal 30 al 50% della programmazione è diversa da quella precedente o culturalmente connotata come olandese o europea in generale, quindi tantissimo, cioè hanno inciso molto sulla loro programmazione. Questa roba è ancora diversa, lì quello con cui devi lottare non è il direttore innamorato dell'oggetto, ma il direttore artistico, che è quello che seleziona l'offerta culturale, che accetta il consiglio di gruppi di persone che non hanno... La selezione è stata fatta con molta attenzione, nel senso che la cosa faticosa qui cos'è? Trovarti volontari rappresentativi, cioè vai tu a batterti la comunità del Camerun trovando uno rappresentativo della comunità che abbia una qualche riconoscibilità, che abbia competenze di teatro o comunque di performing arts, quali che sia nella sua versione, che è una parola. A Rotterdam ti viene abbastanza più facile forse che altrove, perché comunque ce ne sono tantissimi e in realtà noi abbiamo un'immigrazione che è anche spesso di persone che rappresentano, che sono dei leader nei loro paesi dal punto di vista culturale, non soltanto degli strati più bassi, e, che è l'altro problema, cioè il gap è culturale da una parte e dall'altro cioè, c'è la differenza che c'è comunque tra un dirigente e un bracciante, cioè
che comunque tu hai a che fare con un bracciante, con un dirigente, quindi cosa puoi, quindi ci sono una barriera che è culturale e una barriera che è sociale, di fatto, che avresti anche, hai anche nell'ambito della tua stessa cultura. Quindi lì è difficile, però neanche così tanto, perché appunto dove l'immigrazione è, diciamo, in società dove la mobilità sociale è maggiore rispetto per esempio a quella che c'è qui da noi, è più facile che un immigrato che arriva, cioè da noi un medico egiziano finisce comunque a fare l'imbianchino. In società dove la mobilità sociale è più accentuata, è capace pure che finisce che fa il medico dopo un po' che ha fatto l'imbianchino. Qui da noi dura. Ancora difficile, però insomma, per questo dico probabilmente una cosa del genere da noi ha delle difficoltà che altrove non avrebbe. Però è difficile trovarle, però persone con un titolo di studio, quindi che hanno anni di scolarizzazione sulle spalle, che quindi li mettano in condizione di interloquire su un piano di comunità, di comunicazione più orizzontale. Ci sono assolutamente anche qua. E che uscire dall'etichetta provieni da è molto difficile anche per noi, cioè nel momento in cui interagisci con una persona che viene da un'altra comunità è difficile vederla nella sua individualità, lo vedi come rappresentante di quella comunità lì. Questo è stato un altro esempio, per esempio, di un grande progetto di audience development che incideva soprattutto sulla barriera economica. Con un investimento enorme hanno promosso la partecipazione di ragazzi sotto i 26 anni ad una serie numerosissima di eventi in luoghi di spettacolo diversi in tutta l'Inghilterra. Hanno fatto una campagna di comunicazione importante, un investimento, come vedete, molto importante. Però hanno anche avuto dei risultati assolutamente incredibili. Lo scopo, questo non è una roba replicabile da noi, però vi dà l'idea di come ampie campagne possano, e la leva del prezzo che a noi sembra sempre, non si capisce, o la consideriamo importantissima o la consideriamo che se vuoi andarci ci vai, certo il problema non è il prezzo d'ingresso, in realtà è una leva molto importante, perché i risultati di questa roba qua sono stati 80.000 ragazzi, 80.000 ragazzi nel giro di un anno, sono veramente uno sproposito anche per l'Inghilterra. La cosa interessante di questo, dei risultati ottenuti è che l'idea che per 12.800, chiaro che sta roba la fai con la valutazione, sennò come non lo sai, 12.800 di questi ragazzi under 27 non avevano mai messo piede in un teatro, mai. Cioè tu hai inciso su 12.800 persone dando un'opportunità importante anche di imprinting rispetto a, sperando che gli sia piaciuto, poi dopo torna, però hanno dichiarato una willingness a tornare, mi sembra, c'è da qualche parte 88%, non mi ricordo se c'è. Ecco, un'altra cosa, il 56% delle persone hanno provato un tipo di spettacolo, cioè hanno differenziato il loro consumo culturale, che è uno degli effetti che quando valutavamo, per esempio, l'abbonamento a Musei Torino-Piemonte, che è un abbonamento che mette insieme 280 musei micro, grandi e di tutto del Piemonte, con una cifra risibile annuale, tipo 50 euro, 40 euro, non so, una cosa ridicola che, diciamo, ottimizzi dopo 5 visite, hai già, anche include le mostre, quindi voglio dire. E gli chiedevamo che cos'era, abbiamo fatto dei focus group per capire qual era il valore associato e per capire anche perché molta gente continua a rinnovarla ma non ne fa un uso conveniente, cioè di fatto va a meno, cioè se comprasse i singoli biglietti per le cose che va a vedere spenderebbe di meno. E continua a farlo, perché comunque il vantaggio percepito è molto più alto. E il vantaggio percepito è la possibilità di scegliere. E non solo, ma questa cosa, per chi invece l'ha e ha continuato a rinnovarla, eccetera, eccetera, perché abbiamo sentito sia quelli che ha deciso di non rinnovare più, sia quelli che ha deciso di continuare a fare l'abbonamento, era la possibilità di fare cose diverse. Cioè il rischio che ti assumi nel momento in cui vai a vedere una mostra di arte contemporanea, se è gratis, è un rischio, cioè, mal che vada fa schifo, capito?
mal che vada non la capisco, non è che ho speso 10 euro per sapere che era brutta. E quindi in qualche modo questa cosa aumentava la propensione al rischio delle persone e in questo modo le aiutava ad ampliare decisamente i loro consumi culturali, a diversificarli, non a intensificarli, non tanto a intensificarli quanto a diversificarli, che ha un portato importantissimo perché cioè, alla fine se pensi la possibilità, cioè che l'appassionato di jazz ascolti solo il jazz, che quello di rock ascolti solo il rock. Che quelli che vedono la roba di arte contemporanea vedano solo cose di arte contemporanea, che sono fenomeni assolutamente profilabili, rilevati a livello nazionale come internazionale d'abitudine, cioè è il profilo tipico, quello che si vede l'arte contemporanea vede solo arte contemporanea e ne vede tantissima. Questo è il profilo del consumatore tipo di questo tipo di offerta. Questa roba qua li ha fatto cambiare. Ora, chiaro che noi non avremo mai una situazione del genere, cioè questo non ve lo mostro perché vi fa vedere che è replicabile, ve lo mostro per farvi vedere che le cose possono cambiare, cioè che ci sono anche grandi margini di azione. Un'altra cosa carina che è copiata, almeno credo in origine, questa roba qua l'avevamo fatta in Nuova Zelanda una decina d'anni fa, il Test Drive VR Arts, che è una... Diciamo, parte dal presupposto, la campagna neozelandese diceva non compreresti mai una macchina senza averla prima guidata e quindi non si vede perché dovresti pagare per uno spettacolo che non sai che cos'è. Prova e vediamo se ti piace. Che quindi dedicava una serie di posti gratuiti che metteva in palio all'ultimo momento con tutto un sistema così per chi non aveva mai provato. E il test drive che c'è in questo caso, questo è Northern Ireland. Nell'Irlanda del Nord ci sono 77 organizzazioni che credo che siano la totalità delle organizzazioni dell'Irlanda del Nord, non lo so, però essendo piccola così mi immagino che siano quasi tutte, che fanno attività di tipo completamente diverso, hanno offerte culturali di tutti i tipi, legate al fatto di essere comunque performers, quindi cioè cose dal vivo, solo cose dal vivo, che offrono ingressi gratuiti last minute, cioè tu ti metti sul sito e loro piazzano dei posti che andrebbero comunque probabilmente invenduti, quindi riempiono la sala. E tu dai la possibilità in qualche modo sistematizzata alle persone di cambiare, di fare cose che non avrebbero mai fatto. Quindi tu vai sul sito last minute e ti vedi cosa c'è, che posto c'è, questa cosa per vedere questa roba questa sera. Ma proviamo. E con questo principio poi c'è sul sito c'è anche una serie di interviste alle persone che dicono cosa mi è piaciuto, cosa no. Anche questo è un sistema che non costa niente a nessuno perché appunto si basa sull'invenduto e dà la possibilità alle persone di sperimentare cose diverse. Questi sono un altro caso estremo perché sono una compagnia di danza che ha fatto un accordo con un centro commerciale per fare degli spettacoli dentro questo centro commerciale. E la cosa ha avuto un successo pazzesco, nel senso che hanno avuto dei feedback dagli utenti del centro commerciale che mai e poi mai che dicevano bellissimo, rifatelo, ma volevo capire questa cosa qua. E questi hanno fatto una performance studiata per essere fatta lì dentro, quindi hanno fatto una roba site specific, studiata per lì, e hanno... La maggior parte di questa gente non ha mai visto una performance di danza in vita sua, non aveva neanche idea che potesse essere una roba interessante, in qualche modo. Questo è Outreach spinto ed è anche un accordo di coproduzione, nel senso che il centro commerciale ha detto bello, rifacciamolo, vi paghiamo di più, fate più sessioni, le fate qui, le fate là. L'hanno lavorato al miglioramento anche delle condizioni di organizzativo-logistiche. E quindi ripeto, è piaciuta così tanto.
nella cultura imprenditoriale del rischio, beh, c'è chi fa le cose nei centri commerciali, eh? Sì, cioè però, a Chieti, fanno, cioè, nel senso, ci sono festival che lavorano già per andare su questa roba, ci sono centri commerciali che ti ascoltano anche, perché posiziona, cioè i centri commerciali oggi organizzano i concerti di chissà che, cioè c'hanno delle stagioni oramai, cioè Serravalle Outlet c'ha delle stagioni di performance che pochi teatri si possono permettere. Una cosa che interessa è anche rispetto al posizionamento, cioè se tu sei quel posto dove ogni tanto mentre vai a fare la spesa ti può anche capitare di incontrare una roba shocking in cui c'è un ragazzo che salta su così, questo piace a tutti, ma anche solo per l'effetto. Poi lo leghi all'espressività, puoi farci un ragionamento sulla crescita, puoi farci quello che ti pare, cioè puoi farla finire lì e dire che hai fatto lo show, cioè lì sta a te che sei il performer da una parte, l'artista, quindi sei comunque un interprete, e dall'altra parte a quanto quell'imprenditore è interessato a far crescere una sperimentazione di questo genere. Però se lui è contento ogni anno ti dice fammi una roba nuova, perché io vado al centro commerciale sperando che mi capiti ancora quella cosa pazzesca che mi è capitata il mese scorso, che è quello che hanno scritto delle persone sui feedback della pagina Facebook del centro commerciale, non della compagnia di danza. Quindi questo è un modo di fare outreach che comporta una relazione forte con il potere imprenditoriale puro commerciale, che però si interessa anche, si può anche interessare di questa roba qua. Non dico che sia facile, però diciamo che è possibile, che oramai si fa anche in Italia. È lì quel poco c'è stata per famiglia. Per esempio. Cioè, famosissima, tutti i volatori, quello ci fatto. No, ma infatti la roba è diversa, cioè la gente nel centro commerciale ci va comunque, non ci va perché c'è Peppa Pig, ci va per comprare, per starci, perché non c'è un altro posto dove andare, perché per un'infinità di motivi che non hanno a che vedere con questa cosa, e che un sociologo, palate di sociologi hanno studiato peraltro, quindi c'è neanche dopo da andare a scomodare chissà che. E trovare il partner giusto che su questa roba ti fa muovere qualcosa di diverso, che magari ha intenzione di spingersi a qualificarsi, perché no? Ci sono molte cose che hanno un potenziale comunitario. È chiaro che mi puoi portare la pièce d'arte contemporanea più difficile del mondo, è chiaro che non mi puoi portare la musica dodecafonica, mi porti, non dico che devo andare lì a far Vivaldi, però insomma, se mi piazzi quattro ragazzi del conservatorio magari non mi metti proprio a fare il repertorio, capito, Ligeti, cioè vai un pochino più sul facilotto, e senza andare troppo sul facilotto, però va bene. Cioè, è sempre l'altro. Ma secondo me non è così un problema, cioè è percepito più come un problema, che il problema è lo spessore culturale di chi sta lì dietro. Se tu sei un vero artista, sei un vero curatore, sei uno che sa il suo mestiere e dall'altra parte non è un completo cretino del commercio, questa roba si può fare e non fa male a nessuno e non svilisce, è un gioco win-win questo qua, vincono tutti e due, si può fare. Lo spessore culturale glielo devi dare tu, è chiaro, se no che ci stai a fare? Per Papigba è uguale. Questa roba qua è un problema culturale, perché noi siamo convinti che andare in un centro commerciale sia un dramma, la sconfitta. Cioè, se invece l'arte è dove stanno le persone, perché no? Ragioniamoci, l'importante è non venire meno all'integrità, non so come dire. E lì adesso il spessore, chi è che lo può valutare? Cioè. Una volta era una collezione di un negozio di vestiti, cioè ci danno i, cioè, beh, io non ho partecipato, però non faccio niente, e un danno di buono per ieri, e non è come pensavo nel passato, cioè, no, camminavano senza vedere le persone, facevano tutti dei movimenti che attirassero l'attenzione, e poi dopo invece dei modelli erano danzatori a giocare con la abbigliamento, che c'era per presentarsi, anche se sono chiamati dal negozio, però c'erano in generale
Vedi, questo comunque è ancora diverso. Perché tu gli stai facendo un'operazione che è lievemente shiftata rispetto a questa cosa. Tu stai facendo una performance finalizzata alla vendita di un prodotto. Che va benissimo, cioè siamo laici. Però non è la stessa cosa dal portare la tua arte semplicemente pensando alla site specifica, perché quello è un luogo che ha delle sue specificità, ha i suoi oggetti, ha i suoi spazi, ha i suoi modi in cui le persone stanno in quell'ambiente, in cui il tuo valore è proprio il fatto che tu vai a spezzare una dinamica. Non stai andando al fatto che il centro commerciale ci trovi un vantaggio economico, competitivo, strategico, legato al suo posizionamento, benissimo. Però tu non sei lì per quello. Tu hai il tuo obiettivo, che è artistico, portare questa forma espressiva a più persone possibili, perché possano emozionarsene, capirla, vederla, intuirla, viverla e in qualche modo aprirsi una finestrella nel cervello. Il loro obiettivo è qualificarsi, vendere di più, essere esposti sui media, creare basi su social network e quello che vuoi. Questi due obiettivi insieme vanno benissimo esplicitati, però appunto è una cosa diversa da... che è un po' come, non so, quando fai teatro e fai teatro, invece di teatro sociale, fai teatro aziendale per lo storytelling aziendale, perché tu porti performance teatrali per fare formazione ai manager che così imparano ad adattarsi, a capire, a bla 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 bla, attraverso l'esperienza artistica, poniamo. Quello è un pochino più strumentale ancora, sta più nell'idea di, cioè ha una seconda finalità, che ha a che vedere con le specificità del tuo processo culturale che maneggi, che può essere quello teatrale, può essere quello di danza, può essere, che è un'altra roba ancora. Vi parlo di questi, poi dopo facciamo una pausa. Kilowatt Festival qualcuno conosce? È un altro bel caso di studio, perché è uno dei pochissimi in Italia. Che io sappia l'unico, che ha coinvolto abitanti del paese, stiamo a Sansepolcro, quindi un posto piccolo, è un festival di performing arts, quindi loro selezionano spettacoli che arrivano da tutto il mondo, si guardano i DVD e scelgono quali performance presentare al festival dell'anno successivo. Hanno deciso di chiedere a un campione della popolazione volontario di visionare tutti gli spettacoli che arrivano, sono tantissimi, a gruppi, poi li discutono insieme, poi li discutono insieme al curatore per scegliere la programmazione del festival dell'anno dopo. La condizione era non essere addetti ai lavori. Una vende libri in bancarella, uno fa il macellaio, l'altro fa il programmatore web, c'è gente che a piacere gli piace l'idea di andare a teatro, di vedere delle cose, quindi è curiosa, ma non ha competenze scientifiche, diciamo disciplinari, tecniche, artistiche. Così facendo hanno aumentato il pubblico enormemente, perché la loro programmazione è basata su le persone e non solo sulle scelte del curatore. Programmazione, ovviamente il direttore artistico non è che non c'è, cioè direttore artistico è quello seduto in mezzo con la maglietta verde e quelli intorno sono i visionari, cioè loro non guardano tutto lo spettacolo, guardano i primi 20 minuti di tutti gli spettacoli, però tutti quelli che arrivano sono centinaia, quindi è un impegno importante. Tu chiedi a dei volontari di assumersi un impegno importante, infatti sono ambasciatori, però loro che cos'hanno in più? Vedono una quantità di roba pazzesca che non potrebbero vedere mai, un grosso vantaggio. Scambiano parlando con altre persone con cui non avrebbero scambiato mai e decidono della programmazione di quello che tutta la loro città vedrà l'estate successiva. Beh, secondo me 10 così li troviamo. Questa roba qua, infatti loro stanno in una rete europea dell'Active Spectatorship, che è una rete appunto di festival sostanzialmente, teatri, cioè gente che si occupa di performing arts, che coinvolge in qualche modo, ha trovato forme di coinvolgimento diverso nella programmazione degli spettatori. Qui c'è questo, è Sansepolcro, aspetta, ti faccio vedere.
Vediamo se si connette. Sono carini loro, perché poi sono... C'è l'audio? Boh. C'è anche il video, quindi siamo a posto. Non c'è l'audio. Non mi guardare così. È stata un'esperienza molto interessante perché abbiamo visto comunque dalle performance teatrali al teatro di narrazione, spettacoli insomma di vario tipo, di vario genere. Allora, i visionari sono un gruppo di persone, una decina circa, che visionano, in modo un po' visionario, una serie di DVD che vengono mandati dalle compagnie teatrali e le quali propongono lo spettacolo. Quest'anno erano più di 200. Più di 200. Li visionano a gruppi e poi valutano se considerarli non all'altezza o non adatti o non utili per questo tipo di festival, oppure li promuovono per il secondo passaggio, perché ci sono una serie di passaggi, quindi c'è una prima selezione, poi c'è una seconda, poi c'è l'ultima che tira fuori gli ultimi 9 in questo caso, che poi reputiamo, diciamo, quelli migliori o più adatti ad essere rappresentati in questa occasione. Ci vuole parecchio tempo, è un impegno non continuativo ma sistematico, quindi vedere 200, non ognuno di noi ne vede 200, ognuno di voi però ne vede una cinquantina, analizzarli, discuterli e ragionarci sopra è un lavoro abbastanza grosso. Come idea la rifarei, quindi non ho problemi, dipende da altri aspetti. È un lavoro molto particolare, devo dire, molto particolare, molto interessante, anche se non facile, perché vedere 10 minuti, 20 minuti, un quarto d'ora di spettacolo in DVD e immaginarselo a teatro non è la stessa cosa. I visionari sono delle persone che visionano. Visionano tutti i video che arrivano, ne arrivano tanti da tutta Italia, dall'estero, e quest'anno ne sono arrivati ben 256. L'ho detto così con un attimo molto più assortiti, 256 generi, nel senso che si spazia dalla danza al teatro, alle arti performative in senso più largo possibile, per cui sono lavori interessanti. E quest'anno in particolare c'è meno cupo pessimismo che c'era negli anni, che invece c'era negli anni passati. Per quanto adesso mi riguarda, guardate. Io, come visionaria, sono una curiosa che va a guardare dentro un grande calderone e sceglie le cose da vedere e da far vedere. Comunque, vabbè, adesso poi lì ve lo potete vedere. Però l'idea è quella lì ed è un'idea non banale. È un'idea non banale, è un'idea... che da noi ha fatto scuola, perché appunto, cioè, Kilowatt è il primo festival che in Italia ha deciso di fare una roba del genere. E infatti è un caso di studio che si porta, perché capite che questa cosa comporta del lavoro, molto lavoro. Lavoro per l'organizzazione, lavoro comporta la questione culturale, cioè accettare che ci sia un primo livello di selezione operato da non esperti. Non è proprio una roba a cui sarebbero disponibili tutti. Poi trovarli, poi coltivarteli, ragionare con loro. Cioè, il lavoro di selezione per un festival, qualunque festival, è sempre un lavoro tosto. Cioè, che porta via metà dell'anno. Cioè, tu metà dell'anno stai a selezionare il materiale che ti viene mandato da tutto il mondo per il festival che vuoi fare. Di qualunque cosa sia il festival. Questa cosa qua significa che tu devi saper motivare, devi saper trovare le persone, devi saperle motivare, devi saperle gratificare, perché quello che stanno facendo è un lavoro importante per tutti e non solo per te. E quindi è per questo che è un caso così nobile, sono interessato. No, perché se li vede tutti anche Luca, eh. No, non risparmi, spendi più. È costoso far partecipare la gente.
anche perché poi, cioè, quando hai dei, come di solito, anche il comitato scientifico di queste robe qua, non è che viene pagato per selezionare gli spettacoli. Cioè, o hai altre forme di retribuzione perché entri in altre parti, però di solito chi fa la selezione? Scusa? Non c'è un premio, loro vanno a vedere tutti gli spettacoli, conoscono tutti gli artisti, possono fare, però non c'è un premio per esempio in denaro, è una gratificazione che passa attraverso altri canali. Anche perché in questo caso uno che comunque dedica così tanto tempo è uno che alla fine si appassiona. Quindi in ogni caso tu stai dando un'opportunità, questi possono conoscere gli artisti più interessanti, possono fare, cioè uno che è disposto a quella roba lì, quell'anno invece di andare a fare il corso di tango o di taglio e cucito o di inglese, la sera fa quella roba lì. Sostanzialmente. Però non c'è un premio, non sono pagati, sono volontari. Come del resto quelli dello Zuipline non sono pagati. Questa cosa sfrutta anche il desiderio di partecipare delle persone. È chiaro che tu gli devi dare un valore, il loro valore sta nel fatto che le loro scelte hanno un peso, però devi anche dargli qualche forma di gratificazione. Ma tanto voglio dire, cioè anche chi lavora in un festival comunque è pagato, cioè, come una colf, quindi voglio dire, in ogni caso qua non è che si parla di cifre, è chiaro che la gratificazione deriva da altri ambiti. È coltivata così, cioè tu di fatto diventi uno che ha delle opinioni che vengono ascoltate, che racconta di quegli spettacoli agli amici e ai conoscenti, poi li porta, che poi portano un altro, che poi portano un altro. Cioè, in una comunità relativamente limitata questa cosa ha un impatto molto forte, anche proprio sulla fruizione del festival. Questo è un altro caso che si cita sempre, perché è piccolo, è italiano, costa poco, è veramente... ed è un'idea copiata. Il che la rende un'idea geniale, perché uno che capisce, che sa copiare, è un genio, qua, che se ne dica. Quindi secondo me è paradigmatica per tanti punti di vista. Palazzo Madama a Torino, museo civico, con delle collezioni molto importanti, molto varie e anche molto difficili, che includono le arti applicate. Una giovane che adesso dello staff che oggi si occupa di tutti i rapporti social, quindi del digital a museo, vede questa cosa credo al Victoria and Albert, è un'appassionata di knitting, di faramaglia, le piace e pensa perché non lo facciamo anche da noi. Palazzo Madama riapre dopo anni di chiusura. Sede del primo senato d'Italia, un palazzo molto importante, con tutto questo scalone, una parte juvariana molto molto bello, è al centro della città, con molta aspettativa riapre, con il problema dell'appartenenza, cioè creiamo identità intorno a questa roba che non è di nessuno, che è di tutti ma non è di nessuno, che stava chiusa, che però voglio dire una collezione di arti applicate non è neanche una roba che uno dice cioè lì c'hai l'Egizio, c'hai il museo del cinema, ne hai di competitor su sta roba qua, sia per la comunità locale sia per i turisti. E allora Carlotta Margarone, che nel tempo, dopo aver iniziato questo progetto, è cresciuta moltissimo lì dentro, perché la sua direttrice è una un'ottima direttrice, cioè una che ha saputo riconoscere le sue risorse interne e lasciarle crescere, il che in Italia è una roba talmente rara che quando succede bisogna dirla ai 420, e che ascolta molto il suo staff, che ragiona molto, che ha un piano strategico per lo sviluppo del museo, eccetera, eccetera. Pur essendo, voglio dire, adesso è una fondazione, però è nelle difficoltà in cui sono tutti i musei, cioè non hanno i soldi per comprare, non hanno i soldi per niente, cioè le difficoltà che sono comuni al settore culturale. Con delle collezioni assolutamente importanti, ma appunto in un contesto dove c'è un sacco di competitor con collezioni ancora più facili, quindi francamente, cioè, in un altro posto sarebbe la Versailles, però in quella situazione lì non aveva così tanti vantaggi competitivi rispetto ad altri. Aveva il vantaggio della riapertura, un po'. Comunque loro cosa hanno fatto? Una volta al mese, di sabato, si trovano al museo a sferruzzare le signore, giovani, vecchie, persino qualche maschio, quelle anziane brave insegnano a quelle giovani,
per cui diventano tutte brave, sferruzzano tutte insieme su un progetto comune che poi diventa parte della collezione del museo. Hanno prodotto delle cose eccezionali, cioè di una qualità proprio eccezionale, costo zero, perché la gente viene ovviamente a gratis per avere una roba sua che poi rimane lì dentro, tesse insieme, tutte amiche tra là, e fa una cosa che resta lì, quindi sai che livello di gratificazione. Impara, perché ce n'è sempre una più brava di te che ha da insegnarti delle cose, delle tecniche, dei punti, dei passi, delle robe, ed è diventata la casa di parecchia gente. Se guardate il blog di Madame Knit, ovviamente costo zero, perché ovviamente la lana viene fornita da uno sponsor tecnico che è ben contento, dà solo la lana, quindi a costi infinitamente più bassi rispetto a... Il risultato, molto documentato, è questo qua. È tantissima roba. È tantissima roba, perché hanno reso un luogo, la casa comune, essendo un museo civico, cioè un luogo di patrimonio della città, per le persone della città, facendo una cosa naturale per le persone, stare per le donne, poi non ne parliamo, stare insieme, chiacchierare, imparare a fare delle cose, e se vedete il livello di prodotti che hanno realizzato è assolutamente eccezionale. Cioè, nel senso che poi, non so, sempre ispirato, legato alle collezioni, quindi delle produzioni legate alle collezioni o ai bisogni del museo. La prima cosa che hanno fatto è stata una splendida, immensa coperta patchwork, che poi è stata messa nel salone su dove stanno i bambini, perché potessero starci sopra i bambini che gattonavano in museo. E quindi dove si fanno poi le attività didattiche. Altre cose erano legate ai temi, comunque sempre temi delle collezioni. Questa cosa qua, siccome gli knitters sono un movimento, è una roba poco diffusa qua, ma per esempio in Inghilterra molto, questi che arrivano sferruzzano e coprono di lana colorata i pali della luce, o l'hanno fatto anche con la cancellata di Palazzo Madama, che era una meraviglia. Questa è un'operazione molto molto semplice, molto poco costosa, che viene sempre portata ad esempio, perché ancora una volta è una piccola rarità. Per coinvolgere le persone in modo pertinente rispetto alla collezione, ma soprattutto pertinente rispetto all'identità, hanno fatto questo. È molto documentato. Una delle cose che ha ottenuto Palazzo Madama lavorando molto sui social, che forse vi farà vedere Luisella, è che loro sono anche uno dei pochissimi esempi di crowdfunding istituzionale molto riuscito. Sono riusciti a comprare una collezione, hanno radunato in credo 2 mesi più di 80.000 euro, sono andati tipo 6.000 euro oltre quello di cui avevano bisogno per comprare una, badate bene, set, un, come si dice, intero servizio da tè di porcellana del 700 da far entrare in collezione. Cioè, non per pagare le bollette, per comprarsi un pezzo di collezione. Crowdfunding. Hanno chiesto alla città, aiutateci a comprare questo pezzo della nostra storia, raccontandogli come c'erano arrivati, le ricerche interne, perché c'è un pezzo raffigurato in un dipinto che era stato studiato, perché poi ognuno di loro hanno collezioni molto diverse e curatori specializzatissimi, ciascuno nella propria collezione, che quindi sono anche ricercatori, storici, eccetera, che sono i massimi esperti di quella cosa lì. Loro hanno la numismatica, alle porcellane, hanno, cioè veramente una collezione molto varia, cioè collezioni molto varie. E sono riusciti a tirar su una quantità di soldi assolutamente incredibili, comunicando bene perché lo facevano, solo per un fattore di orgoglio identitario, di senso di appartenenza, perché chi mai te lo compra un... cioè, capito? Tu mi racconti che una ha visto una porcellana in un dipinto, che ha capito che veniva da un servizio che apparteneva alla famiglia D'Azeglio, che allora lavorava lì, che era nato lì, quindi insomma una cosa molto legata alla storia locale, te la racconto bene, ti dico che per caso scopro che una casa d'aste londinese la sta mettendo in vendita adesso e tra 2 mesi a 80.000 euro la venderà. Ce la faremo a comprarla con il vostro aiuto, e ce l'hanno fatta. Ovviamente intorno a quella cosa lì, gli eventi, troviamoci, vediamoci, fotografiamola, cioè un pezzo di identità, ma un pezzo non facile, perché cioè un servizio di porcellane non è proprio una roba che smuove i cuori di solito, eh? Cioè, come fai? Solo lavorando sul valore. Questo caso di studio di crowdfunding, Carlotta, che è bravissima, l'ha interamente documentato
ed è, se andate su SlideShare e cercate crowdfunding Palazzo Madama, trovate tutto. Perché chi fa le cose per bene le fa, le valuta e le divulga. Margarone. Carlotta Margarone, molto brava, molto appassionata, sì, si fa tanto mazzo, e anche molto brava perché appunto, come tutti quelli veramente bravi, impara dagli errori. Li racconta, perché anche gli altri possano imparare, e ti dice come ha ovviato. Quindi insomma, tutte quelle cose che da noi sembrano fantascienza, ma... E che quando uno le fa, poi ti tocca portartelo in palmo di mano, capito? E portarlo come caso dappertutto, perché... Va bene, sono le 11:30, siete vivi? Neanche troppo. Adesso poi vi racconto di due o tre cose e poi parliamo di tecnica.